Abbiamo strappato Stefano Semeraro della Stampa al cricket, che è il suo sport prediletto, l'unico nel quale davvero si intende. Esattamente, no? L'unico nel quale sono competente. Ecco, e allora in questo torneo è successo un po' l'impossibile, il torneo maschile è successo di tutto. Chi è che diceva che può vincere anche uno che... che non è neanche iscritto al torneo. Ecco. Che la stosura, insomma, voglio dire, per cui io ti favo da tifoso australiano, insomma, rientrava vagamente nel profilo, perché, insomma... L'unica che gioca con gli occhiali da sole, insomma, che non si mimetizza bene. Esattamente. Vabbè, insomma, lui per poco non batte la Kuznetsova, insomma, è sempre stata indietro, ma la Kuznetsova di solito si complica la vita, deve vincere 3 o 4 volte la partita, anche con Serena Williams. Sì, però devo dire che la Kuznetsova sta giocando bene ed è molto simpatica, fa delle conferenze stampa divertenti, spiritose, ha appena finito di dire che loro sono... ha ripetuto che loro sono fortissimi, le russe sono abituate a soffrire fin da piccole, quindi durano di più, però quando arrivano poi qui e non sono la Sharapova o la Kurnikova, che secondo lei è quella che ha dato veramente là al boom del tennis in Russia, arrivano qui in finale e tutti dicono uffa, ancora le russe, perché, e non sono, perché non sono belle, e quindi alla fine questa finale per la Sabina Kuznetsova sarà una finale forse ad alto livello, ma diciamocelo, fra due bruttone. Ecco, allora Miss Brutto, dice Gianni Clerici, e chi vince fra le due più brutte? Ma io spero la Kuznetsova, perché non è più simpatica. Non so perché è più simpatica, mi piace, un personaggio che forse dovremmo anche noi giornalisti a volte, cadiamo nel bieco estetismo, invece dovremmo interessarci anche alla personalità. Ecco, invece Dina la Safina non vale il fratello come personalità, onestamente. Sì, e neanche, mi ripeto, neanche come avvenenza. Però insomma, poverina, da un certo punto di vista si meriterebbe anche lei di vincere questo benedetto primo slam, così tutti smetterebbero di romperle le palle e dire ma non sei una vera numero uno perché non hai vinto uno slam. Senti, invece nel torneo maschile qui dicono può perdere solo Federer, se ha paura se la fa addosso, sei d'accordo? Ma forse sì, anche se questo Söderlin che spara tutto, tira tutto, chissà, bisogna vederlo poi, però io onestamente... se fossi un po' il Mirka in Federer, un po' prenderei una stringente, qualcosa, starei un po' attento, perché secondo me lui ha dimostrato in passato che queste situazioni, al di là di quello che dice, le soffre. Però i confronti diretti 26-1, insomma, ha perso una partita sola con Gonzalez, che poi peraltro ha ribattuto, cioè in un Masters in cui Federer poi ha vinto e Gonzalez non si è nemmeno qualificato per le semifinali. Ballo. Tifiamo un po' tutti per Federer, anche perché così fa lo slam in carriera, eguaglia Sampras, anche noi abbiamo più da scrivere, però come si dice c'è sempre una prima volta. E fra Söderling e Gonzalez, io spero forse che vinca Söderling, perché secondo me ha più personalità. Ma sì, e poi uno svedese, c'è la storia, forse chiamerebbero Borg, chissà, sarebbe più divertente. E poi Söderling è uno di quelli veramente antipatici, quindi insomma a scrivere, anche guardarlo, uno tifa contro o tifa a favore, anche con più divertimento. Bene, grazie. Torni al cricket la settimana prossima? Sì, tornerò al cricket perché insomma almeno lì ci sono delle cose interessanti.